Ebbene, ritornati a Post Joker, siamo tornati signori su un nuovo video, sempre da Londra ragazzi, con lo sfondo un po' particolare. Praticamente sono qui nella sede di Gears of War 5, grazie a Microsoft, dove appunto ho avuto l'opportunità di vedere in anteprima questo gioco e di portarlo anche in live. Infatti sicuramente già avete visto la live e sicuramente avete visto anche il gameplay. Quindi raga, ovviamente io sono appassionato, sono tutto il mio personaggio è nato da Gears of War 1 con mio fratello e oggi ho avuto la possibilità di provare in anteprima mondiale ed è qualcosa di fantastico che appunto potrete vedere sia sul canale che su Twitch. Ovviamente spero vi piaccia. Altra cosa, perché sono qua? Perché mi hanno detto: Joker, ma sei disposto a fare una cosa? Io ho detto: che cosa? Devi farti un tatuaggio. Se vuoi ti mettiamo a disposizione i tatuatori più forti, diciamo, qui di Londra, per fare questo tatuaggio di Gears of War. Io ho accettato e quindi oggi andremo a fare il tatuaggio, che è il classico simbolo, il classico teschio di Gears, realistico, perché ci stanno varie opzioni da scegliere. Io ho scelto questo qua, che appunto adesso andremo a fare. Quindi ragazzi, mi raccomando, un bel like. Valentina sarà addetta alle riprese di questo tatuaggio, tanto per cambiare. E possiamo inserire quel video ragazzi, quindi ci vediamo tra pochissimo. Ragazzi, siamo pronti, ce l'ha chiamato, possiamo andare. Ragazzi, prima di iniziare questo video voglio rubarvi alcuni secondi per parlarvi di un nuovo VPN. Sto parlando di Surfshark. Che cos'è, raga, questo VPN? Il VPN è una Virtual Private Network dove appunto vi garantisce la sicurezza dei vostri dati in ogni linea Wi-Fi. In questo caso che potrebbe essere se vi provate a connettere nella stazione ferroviaria, se vi provate a connettere dentro un hotel, mantiene sicuri appunto i vostri dati e sono meno hackerabili. Ed è, secondo me, la più economica e la più efficace. Allora, praticamente vi consente di connettere il vostro computer un server, in questo caso anche straniero, che potrebbe essere di Londra o potrebbe essere di qualsiasi altra nazione. Voi vi scegliete di connettere in un server appunto che vi può interessare, vedere una serie su un programma televisivo che appunto qui in Italia non c'è. Basta che cliccate sulla vostra nazione preferita che appunto vi serve, cliccate, vi connette e in quel caso il vostro indirizzo è connesso praticamente o a Londra oppure ad altre parti del mondo. In questo caso io, come sono andato a Londra, potevo utilizzare tranquillamente qualsiasi cosa lì. Invece stando qui a casa mi connetto a Londra e tipo se il mio computer fisicamente si trova proprio a Londra e posso praticamente utilizzare qualsiasi tipo di programma che ho voglia di guardare. Ovviamente ragazzi, grazie a questa mia collaborazione con Surfshark, vi invito a cliccare qua sotto in descrizione, raga, per scaricarvi l'applicazione dove avete con il codice Joker anche l'83% di sconto. Se volete tenere al sicuro i vostri dati personali quando vi connettete in qualsiasi tipo di wifi o volete appunto connettervi in un altro server, mi raccomando, scaricatela, codice Joker, 83% di sconto. Quando vi registrate ragazzi, oltre ad avere l'83% di sconto, avete anche un mese gratis se utilizzate il codice sconto Joker. Niente raga, non vi resta che scaricarla, possiamo andare dentro con il...
to, I say to you anyway, to each one a little bit different because I've done a few of them. Addettamo? Hai la differenza con la foto. Quanto sei international. No, meno male che parla gesti, amo. Per fortuna tua. Ridi, eh? Meno male che ti fa capire gesti. Do you wanna have a look in the mirror as well? Yeah. And then I wanna take a photo of that. Okay. Fatta la foto con lei dopo. Yeah, sure. Ah. Tutto ok, amore? Muerto. It's ok? Fa male il culo. Fa male il culo. E lui è americano. Com'è, amore? E per questo abbiamo fatto, ragazzi, quindi un bellissimo tatuaggio, un po' che tacchiare una foto, poi l'altro lo postano anche su Instagram. Ragazzi, tatuaggio terminato, io spero ovviamente vi sia piaciuto, il logo di Gears of War, per chi non lo sapesse, raga, per chi se lo sta domandando, ma sono partecipato a questa cosa di Gears of War 5. Ringrazio ancora Microsoft per l'opportunità, ragazzi, vi lascio tutti i social in descrizione, mi raccomando, lasciate un bel like per il supporto, noi ci vediamo in un prossimo video, cliccate qua a capire, ragazzi, per vedere altri due video se tante volte ancora dei visti, cliccate il concetto di capire, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per vedere il video. Noi ci vediamo in un prossimo momento, tatuaggio finito, bella raga.